Il presepe vivente di Rivisondoli, dopo la sosta forzata conseguente alla pandemia, è tornato a celebrarsi nella sua completezza nella piana di Piellucente, un'edizione caratterizzata dal gemellaggio tra Rivisondoli e la città d'arte di Atri, da dove sono arrivati tre dei personaggi principali della sacra rappresentazione. Caterina Adriani, 18 anni, nelle vesti della Madonnina del Presepe vivente, Benedetta Santarelli e Aurora Pavone, entrambi sedicenni, hanno ricoperto il ruolo di Madonna dell'Annunciazione e Angelo della Capanna. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Sensazione di, sicuramente di nostalgia nei confronti del ricordo dei miei nonni, ma di felicità, perché è veramente un evento storico, è di una cultura veramente immensa e anni di questo presepe che hanno intrattenuto e hanno divertito e emozionato tutti quanti, quindi farne parte è veramente, veramente molto bello. Sono molto emozionato a aver interpretato il ruolo di San Giuseppe qui al presepe vivente di Rivisondoli. Sono molto orgoglioso e mi sento ancora più parte di questo territorio che ha questa 72esima edizione ha fatto sì che venissero in numerose persone a vederla. Torna dopo 2 anni qui. Eh sì, appunto per la pandemia è stato un modo per raccogliere tutti e far sì che ci sia più partecipazione, più fratellanza tra tutti quanti. Un ritorno al passato voluto fortemente dal parroco di Rivisondoli, Don Daniel Cardenas. Oltre 400 i figuranti che hanno animato la piana di Piellucente e la storica capanna, giunti da Barrea, San Giovanni Teatino e Atri, per dare vita a uno spettacolo indimenticabile. Dopo tanti anni, purtroppo per colpa di questa pandemia che ha colpito tutto il mondo, questo è il primo anno, diciamo, che la rinascita in tutti i sensi, insomma, quindi è una cosa molto attesa, tant'è vero che abbiamo pubblico che viene da tutte le regioni, dalle Puglie, dall'Umbria, comparse da diverse città d'Abruzzo come San Giovanni Teatino, Atri, Barrea, abbiamo veramente un bel pubblico, diciamo, quest'anno e tante comparse rispetto alle edizioni precedenti. Da Napoli, io l'ho vista tante volte ed è bellissima, ci è mancata per 2 anni. Io da Torino, bellissima. Bologna. È la prima volta che veniamo anche noi. Cervaro, provincia di Frosinone. Penso che dalla scenografia sarà stupenda, molto bella e rappresentativa. Noi veniamo dalla Puglia e ne è valsa la pena fare un po' di strada, va bene così.